Buonasera e bentornati a Salute ai Raggi X, ormai lo sapete, il consueto appuntamento del lunedì sera di Teleregione dedicato esclusivamente agli approfondimenti sulla salute, la medicina, la ricerca e anche la sanità. Questa sera partiamo, abbiamo due argomenti interessanti come tutti gli altri che naturalmente abbiamo trattato da approfondire. Partiamo dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, se ne è parlato anche molto per via anche di alcune polemiche politiche nazionali, ma è un bene perché insomma è un tema forse finora troppo sottaciuto. Do subito il benvenuto qui in studio al dottor Alessandro Gentile. Buonasera. Salve, buonasera. Lei è il responsabile del centro di salute mentale dell'ASREM di Termoli. Sì. E è anche il coordinatore di un progetto che riguarda appunto i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, progetto curato chiaramente dall'azienda sanitaria regionale. Sì, esatto, è un progetto ministeriale recepito dalla Regione e dall'ASREM che vede il Centro di Salute Mentale di Termoli promotore assieme agli altri centri di salute mentale proprio per implementare i servizi relativi ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione che negli scorsi anni hanno comunque visto protagonisti i centri di salute mentale, ma si è deciso anche grazie ai fondi ministeriali di implementare sempre più questo servizio. Il centro di salute mentale di Termoli sarà il primo, la prepista nella presa in carico di questo tipo di disturbo così tanto frequente nella popolazione giovanile. Adesso poi vedremo insomma anche con l'aiuto di alcune slide che lei ci ha preparato e la ringraziamo insomma un po' di numeri del fenomeno. Anticipiamo questa sera e mi va insomma di sottolinearlo come lancio di questa iniziativa una inaugurazione che terrete proprio domani a Termoli, un momento di start diciamo, no? Ufficiale. Sì, effettivamente domani ci sarà una conferenza stampa grazie anche e soprattutto alla collaborazione della Direzione Generale Strategica e della Regione che porteranno in quell'occasione i loro saluti proprio per presentare l'inizio di questa fase di progettazione che poi vedrà anche l'attivarsi di un tavolo tecnico regionale. Quindi ospiteremo anche in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla che sarebbe il 15 marzo ma in Molise questa volta anticipiamo rispetto al tabellone di marcia nazionale, avremo esperti molto importanti. Quindi la dottoressa Dalla Ragione e il dottor Loverso che verranno proprio a iniziare a presentarci quello che è questo pacchetto di formazione innovativo molto importante per tutti i dipendenti ASRE. Bene, perché insomma ecco in questo campo è fondamentale la formazione per offrire risposte a chi si rivolge a voi, no? Forse ancora più che in altri campi, perché è un campo finora. Ripeto, parlo sempre di programmazione e di risorse a cui sono stati dedicati meno sforzi dal livello nazionale poi a cascata che ad altri, no? Sì, effettivamente ne parlavamo anche con i tavoli tecnici nazionali, nessuna regione diciamo gode di un'ottimissima salute, quindi ci sono delle difficoltà proprio per l'importanza del tema, ma anche per come questo tema poi si associa ad altre problematiche psicopatologiche che vedono da sempre gli psichiatri, gli psicologi e la salute mentale in generale occuparsene, non proprio in questa forma, in questa veste. Quindi c'è da fare un refresh e quindi siamo molto contenti di questa iniziativa. Sarà un anno di formazione, quindi una sorta di master, 50 crediti ECM messi a disposizione dei professionisti della salute mentale ASRM che vorranno partecipare. In che cosa diventerà diverso l'approccio? Come era prima e come invece si sta evolvendo? L'approccio sarà, la scommessa sarà sempre quella di far rimanere l'interesse di questa problematica all'interno della salute mentale. Forse rispetto a questo in Molise ci vogliamo differenziare un po', non una scotomizzazione rispetto alla persona, ma individuare degli interventi personalizzati all'interno della grande famiglia della salute mentale. Poi casomai ci sarà anche modo di
di spiegare il certo. perché, c'è un ragionamento clinico e scientifico chiaramente, chiaramente dietro. Saremo più attenti fondamentalmente a questo tipo di problematiche nella diagnosi e saremo più accorti anche rispetto a delle problematiche internistiche che ci vedranno in collaborazione con colleghi specializzati in medicina interna e con l'inaugurazione del tavolo tecnico regionale, anche con la costruzione di protocolli che coinvolgeranno il pronto soccorso di Termoli in primis. Chiaramente dobbiamo un attimo discutere, ma comunque un po' tutti i pronto soccorsi e le medicine, proprio per creare maggior integrazione. Allora, iniziamo a dare qualche idea appunto di questo fenomeno. Magari possiamo, se lei ritiene, già cominciare a vedere un po' le slide che ci ha preparato. Ecco, il nostro ospite. Ok. Ecco, cosa sono appunto i disturbi, quali sono i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione? Negli ultimi anni parliamo di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, non più di disturbi del comportamento alimentare, proprio per far capire come sia importante approcciarsi a questo problema in un'ottica biopsicosociale. E quindi in una di queste slide, proprio nella slide introduttiva, la torta statistica di quali sono le competenze che interessano i professionisti che poi si approcciano ai DAN, interessano non solo gli aspetti biologici più prettamente medici o gli aspetti psicologici, ma una grande fetta della torta, insomma, che ci induce, ci ingaggia nell'intervento, ha a che fare con la dimensione socioculturale. Quindi la divulgazione, ma anche la collaborazione con enti del terzo e quarto settore e con le famiglie, nonché con i diretti interessati, è fondamentale proprio per approcciarsi a questo disturbo. I DAN sono fondamentalmente anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder o disturbo dell'alimentazione incontrollata, sono quelli che troviamo più frequentemente nella popolazione adulta. Possiamo dare qualche, chiedo scusa se la interrompo, qualche dato proprio clinico, scientifico su questi tipi di disturbi? So che sono molto, insomma, se ne parla tanto sulla stampa, però magari diamo qualche riferimento più preciso. Di che cosa si tratta, ecco? Ok, si tratta di un discontrollo, di un distress nell'alimentazione che porta, nel caso dell'anoressia, a una perdita di peso molto importante, con l'adozione di un comportamento che porta anche al decesso, alla morte, e la malattia psichiatrica che ha il tasso di mortalità più elevato, siamo intorno al 10%, oppure a delle condotte alimentari che portano comunque a delle problematiche fisiche anche molto importanti, come nella bulimia e come nel binge eating disorder. Parliamo chiaramente di numeri importantissimi, parliamo di 3 milioni di persone coinvolte in Italia, di una percentuale elevatissima, siamo intorno al 5% in Italia e sicuramente questo dato è sottostimato, negli altri paesi europei parliamo del 7%, soprattutto se individuiamo nel binge eating disorder, cioè nell'alimentazione incontrollata e quindi nel ottenere piacere dall'alimentazione in diverse occasioni, il disturbo più frequente. Possiamo tornare forse alla slide insieme a lei, sì. Perché lei stava appunto continuando, io l'ho interrotta per fare questo piccolo focus. Eccoci qua, eravamo qui. No. Sì, sono proprio questi disturbi del restrittivo dell'alimentazione o della ruminazione o della pica, cioè l'introduzione di materiale non commestibile all'interno del proprio organismo, sono più propri di aspetti legati al deficit intellettivo per quanto riguarda i bambini e quindi la psicopatologia dell'età evolutiva, che comunque ci vede interessati assieme alla neuropsichiatria infantile di Campobasso a questo tipo di problematiche con le quali si collabora, insomma, costantemente. Possiamo andare avanti, credo, giusto, con le slide? Questo è un po' più, questo è un pochino più tecnico, sì. Diciamo, ci sono diversi sistemi classificativi, ma fondamentalmente
abbiamo proprio un deperimento in anoressia nervosa con un'alterazione anche ormonale, quindi amenorrea e tutta una serie di problematiche fisiche, ma soprattutto il rischio legato al decesso, quindi alla mortalità. Non riusciamo nei casi più gravi a impattare sulla volontà della persona di non alimentarsi più, quindi è sicuramente la cosa più importante, meno frequente, meno comune fortunatamente, ma più importante. Per quanto invece riguarda la bulimia e il binge eating, sono disturbi più frequenti, soprattutto il binge eating, che vedono la persona andare ad espellere, ad avere dei comportamenti compensatori, quindi o tramite l'induzione dell'emesi o tramite altre condotte, l'utilizzo di lassativi o per esempio di utilizzo di sostanze, quindi di cocaina. Ecco perché è importante rimanere sempre nel capitolo della salute mentale, quindi di un occhio multidisciplinare. Certo. Ebbene, la bulimia è più frequente rispetto all'anoressia, siamo intorno al 3-4%, il binge eating disorder ha una prevalenza sulla popolazione molto molto più importante, sicuramente sottostimata. Sì. I picchi di esordio riguardano chiaramente molto più le donne che non gli uomini. Con un rapporto di 9 a 1, picchi di esordio siamo intorno ai 15 anni di età per quanto riguarda il primo picco e 18 anni di età per quanto riguarda il secondo picco. Questo rende necessaria la collaborazione tra i diversi servizi che rientrano, insomma, a tutto titolo possiamo, nella salute credo, mentale. Andare avanti. Possiamo andare avanti tranquillamente. Questi ecco, questi erano invece appunto gli altri disturbi di cui lei ci diceva. Esatto, la caratteristica di questi disturbi è di trovarli nei deficit intellettivi oppure nei bambini, quindi con una popolazione molto più giovane, ma anche nella condizione dell'autismo, soprattutto dell'autismo a basso funzionamento, in cui questi disturbi possono sicuramente essere presenti. Si caratterizzano chiaramente per un rischio di avvelenamento per quanto riguarda la pica, introduco qualsiasi oggetto che ho a disposizione o dei particolari oggetti che ho a disposizione ma che non sono commestibili, quindi un rischio di avvelenamento, oppure infezioni gastrointestinali, esofagiti e quindi tutta una problematica di altri tipi di problemi che hanno poi a che fare con la dimensione salute mentale, in questo caso della condizione autistica, che è sicuramente un altro capitolo importantissimo. Certo. In salute mentale. Andiamo avanti, eccoci. E questi sono un po' i principali sintomi che abbiamo a livello internistico, più strettamente medico, che vengono attenzionati inizialmente dal pediatra, se ci troviamo in un'età under 16, oppure dal medico di medicina generale o dal collega nutrizionista, endocrinologo, gastroenterologo o soprattutto il cardiologo. L'infarto miocardico è la causa di morte principale per quanto riguarda l'anoressia nervosa. Quindi abbiamo un deperimento, abbiamo una diminuzione della pressione arteriosa, abbiamo chiaramente un senso di stordimento, di confusione, una perdita di tono muscolare fino all'infarto miocardico nei casi più gravi, dove l'indice di massa corporea, che è il rapporto tra chilogrammi e metri al quadrato, fratto metri al quadrato, quindi ognuno di noi può facilmente calcolarlo. Bene, quando l'indice di massa corporea crolla sotto il punteggio di 16, l'anoressia diventa di grado severo o estremamente grave e quindi c'è bisogno attingere a una rete di assistenza molto più complessa che va costruita piano piano e che va chiaramente a chiamare rinforzi, chiamiamo la cavalleria, chiamiamo chi si occupa più da vicino di queste problematiche internistiche e organiche. Diverso è il caso della bulimia, in cui abbiamo sicuramente una problematica di idratazione, quindi con una disidratazione, con problematiche gastrointestinali, la condotta di compensatoria nell'assunzione di abbuffate, quindi di cibo, e soventemente l'induzione dell'emesi, quindi il vomito. Certo. Ciò determina chiaramente un'infiammazione a livello gastrointestinale. Per il binge eating invece abbiamo un aumento ponderale, quindi abbiamo anche fino allo stato dell'obesità. L'obesità non è una patologia che rientra nei disturbi della salute mentale, ma sicuramente si associa
ha una comorbidità molto importante, depressione, ansia e altri tipi di disturbo, anche altri disturbi dell'umore. Ebbene, quindi il binge eating, cioè l'alimentazione discontrollata, il discontrollo sull'alimentazione, porta ad un aumento di peso e quindi diabete, ipercolesterolemia, problematiche cerebrovascolari e cardiovascolari. Bene, possiamo andare ancora avanti con le slide che ci ha preparato il dottor Gentile. Ecco, adesso diamo un po' di numeri, sono proprio gli aspetti epidemiologici di cui dicevamo prima. Esatto, come dicevamo, 3 milioni le persone affette da danni in Italia, abbiamo 8.500 nuovi casi per anno con questa patologia, parliamo del 5% la prevalenza in Italia, siamo intorno al 7% in altre zone limitrofe a noi, probabilmente più questa la stima corretta che non i dati che abbiamo per una questione di stigma verso la salute mentale, chiaramente di sottodimensionamento del problema. Quindi in Molise, secondo queste stime, dovremmo avere più o meno 14.000 persone. Okay. Insomma, quindi sono dati molto, molto importanti, non tutti, non tutti gravi, certo, chiaramente, certo. I pazienti gravi fortunatamente sono tra lo 0,2 e 0,8% per quanto riguarda l'anoressia nervosa, che è il disturbo, diciamo, che ci preoccupa un po' di più rispetto al tasso di mortalità del 10%, quindi questo tasso di mortalità ce la dice lunga su quanto dobbiamo ancora fare per recuperare. Già siamo molto, molto, molto depauperati di risorse a livello nazionale in salute mentale, dove un paziente vive in media 10 anni in meno rispetto alla popolazione generale. Qui il tasso di mortalità è ancora più importante e quindi abbiamo bisogno di più sostegno proprio a livello nazionale e di risorse e quindi anche di politiche e di policy macro regionali. Certo, qui Molise può poco. Tasso di guarigione c'è chiaramente, però è molto duratura, cioè il percorso dura tanto tempo, il percorso si può articolare di un percorso ambulatoriale, ma anche di percorsi semiresidenziali e residenziali, oltre che di un invio in comunità terapeutiche che in una qualche maniera fanno quel pezzo di tragitto che poi è coordinato dal centro di salute mentale e dai centri di salute mentale. Però c'è, insomma, il tasso di guarigione, questa è una cosa importante. C'è, assolutamente, il disturbo dell'alimentazione, i DAN poi si contaminano e questa è la vera difficoltà. È difficile parlare di un disturbo dell'alimentazione, punto e basta, ma si contaminano con altri disturbi. Il 92% ha un disturbo depressivo maggiore, molto probabilmente il primo problema è un disturbo dell'umore che poi si accompagna a delle condotte sull'alimentazione che slatentizzano un tono dopaminergico, cioè che cercano e che riescono a favorire una gratificazione sulla persona. Immaginiamoci una ragazzina sovrappeso che a un certo punto comincia ad avere un calo ponderale, a ricevere più attenzioni, ma soprattutto a sentirsi più libera. Bene, questo determina un aumento del tono dopaminergico e quindi un aumento della gratificazione, analogamente a quando accade con l'utilizzo delle sostanze, quindi come una sorta di autoterapia. Questo poi determina una ripetizione del sintomo e quindi di questa condotta alimentare che poi determina il disturbo dell'alimentazione e nutrizione vero e proprio, e quindi abbiamo un perpetrarsi di questa sintomatologia che comunque attinge da una comorbidità molto più ampia, quindi parliamo di disturbi dell'umore, disturbi da uso di sostanze, anche di disturbi psicotici e chiaramente tratti di personalità. I disturbi dell'umore sono quelli che soprattutto tra i 13 e i 14 anni, per questioni socioculturali, sono quelli che si esprimono certo, maggiormente. Però diciamo che il disturbo nella slide lei l'aveva già detto, c'è il dato appunto sui picchi di insorgenza, immagino. Esatto, il dato sui picchi di insorgenza è 15 anni e era 18. L'altra. Questo è un dato anche molto interessante, però sì, se vogliamo possiamo soffermarci. Certo. Cioè, e come si sta evolvendo la situazione? Questo è prospettico.
Questo è un dato italiano proprio della dottoressa Dalla Ragione che l'ha trasmesso al Sole 24 Ore, ok? Quindi l'abbiamo rubata dal web, l'abbiamo ripresa. Vediamo come il cambiamento prima e dopo la pandemia, ecco, quindi prima e dopo i lockdown, sia molto molto importante. Quindi siamo intorno a un quasi 100%, sì, insomma, infatti è raddoppiato. Un certo per cento, è proprio ora c'è un incremento del 100% di questo tipo di problematiche. Sappiamo diagnosticarli meglio, c'è meno tabù, i ragazzi oggi bussano alla porta del centro di salute mentale o della neuropsichiatria infantile con molta più facilità e disinvoltura, anche grazie a diversi progetti delle diverse associazioni che ci sono, che sono attive in regione, quindi questo porta ad avere un miglioramento della situazione. Però insomma il problema è molto molto rilevante, molto più rilevante che altri. Ci sono degli studi prospettici, li avevo anche portati a livello internazionale, quindi sì, possiamo a livello internazionale, che ci diranno un pochettino, che ci dicono un pochettino come di fatto la salute mentale si occuperà sempre più di disturbi dell'alimentazione. Ma il discorso è che abbiamo un incremento di più del 100%, abbiamo avuto un incremento sui disturbi dell'umore, sulla depressione in particolare, dopo il lockdown, intorno al 40-50%, che è un dato molto rilevante, soprattutto per la popolazione che ricopre la depressione maggiore, chiaramente ha una diffusione molto più rilevante rispetto ai disturbi dell'alimentazione, ma si accompagna a questi, ma l'impennata alla quale abbiamo assistito per i disturbi dell'alimentazione e nutrizione è del 107%, verso un impennata intorno al 20% per quanto riguarda il self-harm, cioè i gesti anticonservativi, che hanno avuto una diminuzione durante il lockdown. Questi si accompagnano soventemente, si accompagnano l'utilizzo delle sostanze. L'utilizzo delle sostanze è diminuito durante il lockdown, poi chiaramente è ripreso a crescere. Oggi abbiamo una corsa verso l'alto impressionante anche da quel punto di vista, proprio per un'autoterapia soventemente. Ma anche qui, grazie a Dio, i gesti suicidari, quindi ciò che riguarda il suicidio, ha avuto un incremento, ma non così tanto come la depressione, non così tanto come questo lasciarsi morire o come questo distress rispetto al contrario, a controllare la propria alimentazione. Beh, insomma, assolutamente giustificata la richiesta di investire davvero molte più risorse sulla salute mentale e in particolare per questi campi, perché credo che sarà uno dei fattori epidemiologici più impattanti dei prossimi anni. Una cosa che le volevo chiedere, quando le chiedevo prima del picco e dell'età, non è però solo, e forse ancora di più dopo il lockdown appunto, un fenomeno che riguarda soltanto i ragazzi? No, assolutamente. Il binge eating riguarda molto anche gli adulti, soprattutto il binge eating disorder. Quando parliamo di picco a 15 e 18 anni non parlo di un picco di prevalenza ma di esordio, cioè l'inizio di questa sintomatologia è una sintomatologia che generalmente abbiamo tra i 15 e i 18 anni, con un picco in queste fasce d'età. Ma poi il disturbo e la problematica chiaramente si trascina per tutta la vita, la prevalenza riguarda tutte le fasce di popolazione e soventemente in maniera subdola rimane come un problema che casomai la persona dopo i 3, 4, 5 anni canonici in cui riesce in qualche maniera ad applicare delle strategie di coping particolare, quindi nella sua gestione, riemerge sotto altro sintomo, quindi come un disturbo d'ansia, come un disturbo depressivo, e quindi quando le persone vengono in psicoterapia cominciamo a trattare un disturbo d'ansia e poi si scopre pian piano che questa sintomatologia c'era stata una sintomatologia importante relativa all'alimentazione, alla nutrizione, alla gestione, il come gestisco anche i miei rapporti rispetto al non mangiare o il mangiare, quindi rispetto anche a vissuti depressivi o in casi molto gravi di angoscia. Ebbene, in quel caso riemerge quel malessere che ad oggi scientificamente non sappiamo definire.
Ecco, ci sono dei fattori comuni. Ecco, questa era un'altra la domanda da un milione di dollari probabilmente. Ci sono dei fattori comuni. Non sappiamo da cosa dipenda. Ecco. Non sappiamo da cosa dipende, o meglio, per quanto riguarda l'alimentazione e la nutrizione, sappiamo che se comincio ad avere un certo tipo di atteggiamento nei confronti del cibo e quindi gestione del cibo, possono in qualche maniera creare i presupposti per gratificarmi e quindi poi rincorrere questo stile nonostante il danno che ciò determina sul mio corpo e sulla mia mente soprattutto. Ma il malessere da quale parte non lo sappiamo. Questo è vero per i DAN, quindi per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, è vero per i disturbi dell'umore e è vero per l'utilizzo di sostanze. Okay, non sono dei disturbi che hanno paradossalmente per i disturbi delle sostanze ancora di più, non è che siccome mi drogo sviluppo questo disturbo, quella è una condizione chiaramente necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di questi disturbi, come anche per quanto riguarda le diete particolarmente importanti, ferree, non è che siccome faccio una dieta sviluppo il disturbo, è una condizione probabilmente necessaria alla restrizione, quindi evidentemente la restrizione dell'alimentazione, ma non sufficiente a che si stabilisca un disturbo. Quindi il fattore comune di cui oggi parla la letteratura, in cui siamo alla ricerca, è un qualcosa che va spostata più in là, dell'età di esordio del sintomo, ed è un qualcosa su cui c'è molto dibattito e non c'è consensus a livello internazionale. Non so, avevamo però altre tre slide, non so se ci sono spunti che vogliamo toccare in quest'ultima parte della nostra chiacchierata. Allora, questa è la slide che preferisco perché riassume in maniera grafica un po' la comorbidità, AN è anoressia nervosa, binge eating disorder è l'alimentazione incontrollata, bulimia nervosa è il terzo cerchio più esterno. Vedete come il gioco di bianco e di grigio fino al nero, diciamo la scala dei grigi, ci restituisce come in realtà questo disturbo, l'eating disorder, interessa, quindi qualsiasi tipo di eating disorder, interessa un po' intercetta un po' gli altri aspetti che già sono in trattamento e che già abbiamo in salute mentale, quindi il disturbo da uso, l'ansia, disturbi della condotta, disturbi dell'umore, altri disturbi del neurosviluppo come per esempio la condizione autistica e lo spettro schizofrenico, uno non direbbe mai, in realtà ci troviamo di fronte proprio a un'insorgenza di psicosi che viene presentata come un disturbo dell'alimentazione e della nutrizione. Questa slide può in una qualche maniera far suonare un campanello d'allarme, chiaramente non sono dati miei ma sono dati di letteratura. Certo. E il monito è quello di essere attenti a non scotomizzare questo problema da altri problemi, quindi abbiamo l'importanza di questo progetto che stiamo potenziando i centri di salute mentale nella neuropsichiatria infantile e non creando un ambulatorio a parte. Ecco, quindi non bisogna separare questo problema da una serie di altre problematiche che appunto una persona può presentare e vanno trattate in maniera multidisciplinare, immagino. Multidisciplinare, gradualmente, non c'è chiaramente una ricetta magica, il centro pilota è un centro che coordina, che si interfaccia con le altre esperienze molto importanti che sono state e che sono presenti in regione e quindi è fondamentale, cioè c'è un razionale perché il Molise non ha il semplice o solo l'ambulatorio. Il progetto che ho redatto va proprio nella direzione di potenziare la salute mentale tout court, altrimenti usciamo da un problema e entriamo in un altro senza trattare nell'uno o nell'altro in maniera soddisfacente, senza soprattutto dare l'innesco a dei progetti terapeutici individualizzati, che è la cosa fondamentale, che è la nostra mission come salute mentale. Non so se c'era l'ultima slide o l'ultima è carina, ci dice un pochino come, come non ci sia in realtà una motivazione. Abbiamo caratteri genetici, abbiamo un onset ad una certa età, può essere chiaramente variabile. Abbiamo chiaramente, non l'abbiamo detto ma è importante, cioè soprattutto in anoressia abbiamo una dispercezione, cioè perdiamo la capacità di vedere il nostro corpo e di percepire il
nostro peso e quindi in qualche maniera facciamo di tutto per misconoscere la gravità in cui si verte in quel frangente. Questo è possibile proprio grazie al reward system, cioè al sistema di gratificazione che interessa anche altri disturbi mentali. E quindi questo avviene tramite un equilibrio, un balance particolare tra la grelina e la leptina, e quindi un aumento, una diminuzione di peso determina un rilascio di dopamina, e questo sostiene tutto il processo di reward e quindi tutta la condotta che in una qualche maniera è molto più vicina all'addiction di quanto pensiamo e di quanto siamo portati a credere. Quindi quell'immagine di quel corridore di sesso femminile che ormai che si ostina insomma a perpetrare quella condotta compensativa o comunque quella condotta che la porterà a dimagrire, ebbene si spiega secondo una visione diciamo metabolica e neurotrasmettitoriale in questa maniera. Allora, l'ultima domanda, in realtà un appello, ecco, lei parlava ancora dello stigma che è una componente ancora essenziale, purtroppo, aggiungerei. Quindi, come dire, un appello a rivolgersi a voi, a non avere paura, al solo, non so, quando ci si accorge, immagino anche le famiglie, oltre agli adolescenti, perché insomma... le famiglie dovrebbero essere sono le sentinelle più importanti di queste situazioni. Certamente, bisogna chiedere aiuto, questa cosa è fondamentale. I centri di salute mentale sono aperti quasi tutti i giorni e comunque c'è uno psichiatra sempre reperibile in Molise su tutte le aree, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Quindi i centri ci sono operativi ormai da decenni, ereditiamo un'eredità molto importante a Campobasso e Isernia come a Termoli, di una radicazione sul territorio veramente eccellente. E quindi bisogna chiedere aiuto. Lo stigma rispetto il trattamento sicuramente non dà una mano. Non significa che se faccio un trattamento sono più o meno grave, ma significa semplicemente che sto chiedendo un aiuto. Poi il trattamento, che sia psicoterapeutico, farmacologico, psicoeducativo o addirittura abbia un ampio respiro psicosociale, socioculturale, è un intervento che non determina la prognosi, ma è semplicemente un intervento proposto nel progetto terapeutico individualizzato. Questo vale per qualsiasi disturbo inerente alla salute mentale. Grazie al dottor Alessandro Gentile. Bocca al lupo per domani, che sia l'avvio veramente di una fase importante, lo sarà, e buon lavoro soprattutto. Il dottor Gentile, lo ricordo per chi si fosse messo, diciamo, avesse beccato Televigione da poco, è il responsabile del centro di salute mentale di Termoli e il responsabile del progetto sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Esatto. Davvero, ancora buona serata. Grazie a voi. E buon lavoro. Arrivederci. Noi ci fermiamo per la nostra pausa pubblicitaria. Torniamo fra pochissimo. Di nuovo in studio e ci trasferiamo di nuovo questa sera al Neuromed, che ringrazio sempre chiaramente ringrazio i vertici, la direzione, ma anche l'ufficio comunicazione, che è sempre efficacissimo e anche nel proporre temi che sono sicuramente di grande interesse. Questa sera andiamo al Neuromed per parlare di cefalee ed è in collegamento con noi, lo ringrazio e gli do la buonasera, il dottor Armando Perrotta del Centro di Studio e Cura delle Cefalee. Buonasera dottore, benvenuto a Salute Raggi X. Buonasera dottoressa Jacobucci e buonasera ai telespettatori di Teleregione Molise. Allora, grazie per l'invito. Grazie, no, grazie a lei per dedicarci un po' del suo tempo, che immagino sia, anche lei ha un'agenda affollatissima, e quindi ancora di più davvero grazie a tutti voi, insomma, i medici che si alternano in questa trasmissione e ci danno una mano, sono davvero da ringraziare. Allora, dottore, le cefalee, voi avete un centro, magari diamo qualche cenno già subito sul centro di studio e cura del Neuromed, da quanti anni operativo e in particolare come svolge la sua attività?
Allora, il centro cefalee Neuromed è più correttamente unità operativa complessa di medicina delle cefalee, opera a Neuromed da circa 20 anni, è un centro cefalee di terzo livello, cosiddetto terzo livello riconosciuto dalla Società Italiana per lo studio delle cefalee, che rappresentiamo con la dottoressa Ambrosini come segretario e me come proboviro. E che significa terzo livello? Significa centro dove si fa clinica, cioè dove si curano i pazienti, e dove si fa ricerca scientifica, cioè dove si cerca di capire il perché medico di un determinato mal di testa, e un centro dove si sperimentano nuovi farmaci, nuove cure. Bene, ecco, allora entriamo nello specifico delle cefalee. Che tipo di mal di testa è? Allora, quando noi diciamo cefalea, ci riferiamo a un sintomo, quello che viene comunemente detto mal di testa. Ed è un'esperienza molto comune che avrà avuto pressoché chiunque nel corso della vita, per vari motivi, un banalissimo, trauma cranico, leggero ovviamente. Oppure delle cefalee di tipo spontaneo, sono un'evenienza comune nel 30-35% della popolazione generale. Nel 20% della popolazione generale il fenomeno ha una certa ricorrenza, cioè si presenta un certo numero di volte, al mese. E nella maggior parte dei casi questo tipo di cefalea prende il nome di emicrania, che è una delle cefalee primarie, cioè una delle malattie che generano mal di testa. C'è da fare una distinzione importante: la maggior parte delle cefalee sono primarie, cioè sono delle cefalee cosiddette benigne, sono delle malattie che generano il dolore alla testa, mentre una minoranza sono le forme secondarie, cioè sono quelle prodotte da danni presenti all'interno della scatola cranica, a livello del cervello, appena al di fuori, e che invece si curano rimuovendo la causa secondaria. Nella maggior parte dei casi delle persone che soffrono di mal di testa si tratta di cefalee primarie e la più comune si chiama emicrania. Bene, e questa sì, sicuramente è un'esperienza che è capitata a chiunque di noi nella vita. Lo dicevamo prima, insomma, chiaramente ci siamo sentiti anche nei giorni scorsi per organizzare un po' la nostra chiacchierata. Sicuramente è importante dare a chi ci ascolta come dire, le informazioni giuste per potersi poi rivolgere direttamente, prima possibile, al vostro centro e iniziare poi le terapie di cui lei ci parlerà. Però come mi accorgo? Ecco, lei già prima diceva no, una forma ricorrente, ecco, di cos'altro c'è bisogno per capire che appunto ci si può rivolgere al vostro centro e chiaramente iniziare a curare, diciamo, il sintomo, no, la malattia in realtà. Allora, diciamo che nella maggior parte dei casi di cefalee primarie si tratta di forme che esordiscono in età adolescenziale, ma talvolta anche in età infantile. Quindi chi ne soffre in maniera ricorrente è spesso abituato a questo fenomeno. E diciamo che una frequenza occasionale non richiede altro che una valutazione dal medico di medicina generale e l'approccio col sintomatico più efficace che verrà utilizzato quindi sporadicamente. Quando ricorrere a un centro cefalee? Quando il fenomeno, cioè il mal di testa, ricorre frequentemente, più volte al mese, dura più di qualche ora, risponde male agli analgesici. E faccio l'esempio, per esempio, di tante persone di sesso femminile, poiché questa condizione, l'emicrania nella fattispecie, che è la più comune, ricorre più frequentemente al sesso femminile, in questi casi, per esempio, ci sono dei periodi del mese in cui se ne soffre di più, cioè il periodo mestruale o l'ovulazione, oppure in alcuni periodi della vita, come per esempio dopo le gravidanze o a cavallo della menopausa. Ecco, in quei momenti, se si vede salire la frequenza del mal di testa, se aumenta il consumo degli antidolorifici, se si riduce la capacità di questi di controllare il sintomo o parimenti ne aumenta il consumo, è necessario rivolgersi prima al proprio medico di famiglia, che è il filtro necessario, e poi il medico di famiglia lo indirizzerà verso il centro cefalee che riterrà più opportuno.
Ecco, diciamo facciamo il caso, l'ipotesi concreta che ci rivolgiamo appunto al vostro centro cefalè. Come insomma, lavorate sin dall'inizio, per individuare poi il giusto percorso terapeutico? Certo, e lei ha detto bene, si tratta di percorsi terapeutici. Innanzitutto ogni forma di dolore ha bisogno di una diagnosi, è la prima cosa che verrà fatta. Identificato il tipo di cefalea, si adotteranno dei percorsi terapeutici di vario livello. Ci sono, nella stragrande maggioranza dei casi è sufficiente un approccio terapeutico basale, elementare, della durata di qualche settimana per ridurre la frequenza e la gravità anche in una maniera duratura. Ci saranno poi dei casi che non riescono ad essere sufficientemente controllati attraverso un approccio di base, ci saranno degli approcci intermedi con un avanzamento terapeutico e poi in una minoranza di casi che non supera il 10% dei casi che vengono gestiti in un centro cefalè, sono necessari degli approcci più avanzati. Approcci più avanzati che prevedono l'utilizzo di terapie più a lungo termine, come per esempio la tossina botulinica, l'anticorpo monoclonale, o che si avvalgono anche della multidisciplinarietà che il nostro centro può offrire attraverso la gestione con la medicina del dolore, con la terapia fisica multimodale, con la gestione del comportamento nutrizionale, con l'assistenza psicoanalitica. E invece, tornando ai primi casi in cui la terapia fa effetto, diciamo, facciamo i casi più ottimisti, ma di che tipo di terapia parliamo? Nella stragrande maggioranza dei casi, gli approcci sono fatti con dei farmaci che sono dei banalissimi modulatori di alcune strutture, che sono coinvolte nella genesi dell'attacco, spesso sono dei modulatori della serotonina. La risposta è in genere molto buona nella stragrande maggioranza dei casi e come sempre dico, le terapie per il mal di testa sono delle terapie a tempo, a termine, sono delle terapie che hanno un inizio e una fine. E devono dare dei risultati entro tempi accettabili di qualche settimana, altrimenti si faranno degli avanzamenti. Ma in buona sostanza ciò che conta sapere è che per quanto il mal di testa possa essere disabilitante, possa invadere la vita quotidiana, possa limitare la capacità di lavorare o di studiare, pressoché la totalità delle persone che affrontano un percorso terapeutico in un centro cefalè riescono, se non a risolvere e a guarire, insomma, se non altro a stare molto molto meglio. Parlo ovviamente dei casi più complessi. Certo, noi abbiamo detto così, insomma, per far capire meglio ai nostri telespettatori che l'esperienza del mal di testa capita a chiunque nella vita, ma se volessimo dare un misuratore di grandezza dell'impatto epidemiologico delle cefalee sulla popolazione. Beh, sono stati fatti molti studi epidemiologici al riguardo e la forma più comune, che però raramente ha bisogno di un approccio medico, è la cefalea di tipo tensivo episodica che si pensa sia stata sperimentata almeno dal 70% della popolazione. Ma quello che è altamente disabilitante, quello che poi porta sostanzialmente alla valutazione neurologica, e tenga presente che la richiesta di visita neurologica per dolore alla testa, per cefalea, è la prima richiesta in tutto il mondo ed è la prima richiesta di accesso nei pronto soccorsi. Per questo tipo si parla di una percentuale che oscilla tra il 12 e il 15% della popolazione generale, quindi diciamo parliamo di milioni di persone e centinaia di milioni nel mondo. È una patologia altamente disabilitante poiché interferisce significativamente con la capacità di lavorare e di studiare e deve essere meglio compreso questo dai decisori a livello nazionale e internazionale che devono dedicare più attenzione a questa patologia che spesso è un po' dimenticata, un po' nascosta. Prendo l'antidolorifico e vado avanti. È importante comprendere che prima si giunge alla diagnosi e prima si riduce la frequenza dei mal di testa e migliore sarà la prognosi in futuro.
Dal punto di vista della ricerca, lei diceva appunto che il vostro è un centro che si occupa di clinica, ma anche di ricerca. Quali sono i progressi magari più importanti degli ultimi anni nello studio di questa malattia? Certamente negli ultimi 6-7 anni sono stati fatti notevoli passi avanti nella comprensione dei meccanismi che determinano lo sviluppo degli attacchi e delle fasi di evoluzione della malattia che poi portano alla cronicità. In particolare nel corso degli ultimi 10 anni l'introduzione di farmaci come la tossina botulinica e negli ultimi 5 anni di farmaci come gli anticorpi monoclonali e ancora parlo proprio adesso, l'ultimo anno è ancora in corso l'introduzione di una nuova categoria di farmaci che prendono il nome di gepanti, ci hanno portato a un livello tecnologico di gestione terapeutica altamente precisa, ingegnerizzata, che permette di colpire in maniera esclusiva il meccanismo fisiopatogenetico della malattia e quindi di riuscire a migliorare le condizioni cliniche senza interferire con altri sistemi. Diciamo che da un punto di vista terapeutico questo è un momento d'oro per la ricerca e per lo sviluppo delle terapie nel campo delle cefalee primarie. Tornando sempre ai casi in cui appunto la terapia ha fatto effetto, lei appunto ci diceva c'è un tempo entro cui appunto la terapia deve fare effetto, no? Si inizia e si termina, ma ci sono poi casi in cui insorge di nuovo? Certamente, diciamo che come tutte le patologie ci può essere un buon controllo farmacologico, una buona risposta terapeutica, si riduce il dosaggio farmacologico, si sospende il farmaco, anche e soprattutto in relazione al periodo dell'anno, perché spesso in estate si va molto meglio, e poi ci possono essere varie vie d'uscita, ovvero non ho più bisogno di terapia perché la frequenza delle crisi è molto bassa, lo controllo molto bene con un sintomatico, oppure ho una risposta parziale e quindi faccio un nuovo ciclo terapeutico, oppure faccio dei cicli terapeutici periodici, magari in autunno, in primavera, a seconda del mio periodo di maggior sofferenza, e poi ci sono delle persone che hanno una scarsa risposta e in quel caso si iniziano degli approcci più avanzati, che durano più tempo, da almeno un anno. Ci dà un'idea della squadra, dottore, che lavora con voi? Insomma, deve essere abbastanza, come dire, dovete avere molti stimoli per lavorare, soprattutto sulla ricerca, perché ho capito che parliamo di una patologia abbastanza infida, come dire, quindi non bisogna arrendersi mai. No, certo, è necessario. Noi abbiamo sempre creduto, fin dall'inizio, da quando questo centro è nato, in un forte valore aggiunto della multidisciplinarietà, nel senso noi siamo sicuramente dei neurologi ultraspecializzati in cefalee, ma ci avvaliamo della consulenza di colleghi fisioterapisti per identificazione e trattamento delle associate comorbidità di tipo muscoloscheletrico, delle comorbidità legate ai disturbi alimentari, delle comorbidità legate ad altre condizioni dolorose spesso associate, poiché la cronicizzazione dell'emicrania spesso porta alla slatentizzazione di altre sindrome dolorose e quindi l'ausilio dei nostri fisioterapisti. Credo che sia successo qualcosa al video del dottore, ma lo possiamo correggere in corsa, oppure se il dottore è ancora con noi, altrimenti... Eccolo qui, sì, la sento, però non la vediamo. Faccio questo come si dice, insomma, sarebbe il bello della famosa diretta, lo possiamo correggere mentre lei continua a parlare. Credo che forse ha pigiato qualcosa che riguarda il video. Stiamo parlando delle cefalee, così non abbiamo interrotto, diciamo, nulla, in qualche modo parliamo di sanità, di salute, di medicina, ci sta l'emergenza, no? Il momento d'emergenza c'è. Io sono tornato. Lei è tornato. Allora, stavo parlando del lavoro multidisciplinare che svolgete al centro, certo, da sempre, dalla sua attivazione. Assolutamente, come dicevamo, noi crediamo molto in questo e quindi nell'approccio di terapia fisica, di gestione della
alimentazione, della gestione di altre terapie, di altre malattie dolorose complementari associate comorbide con l'emicrania che gestiamo con i nostri colleghi anestesisti. Poi ci sono i nostri colleghi neurochirurghi con i quali gestiamo i casi di cefalea secondaria e non possiamo prescindere da una buona diagnostica primmagine, ovviamente. Certo. E ancora abbiamo colleghi endocrinologi con cui gestiamo ancora altre forme di tipo secondario legato allo sviluppo di patologie endocrinologiche. Insomma, diciamo che noi neurologi e chi si occupa di cefalea è un po' un internista del cervello, sostanzialmente, e non può trascurare nulla. E ovviamente, non da ultimo, i cardiologi. E quindi davvero un'equipe multidisciplinare. Tornando alla terapia, ci sono casi anche in cui è utile, immagino casi un po' più gravi, che il paziente debba quindi ricoverarsi da voi, oppure invece, essendo una terapia farmacologica, la si segue anche da casa? Allora, non è quasi mai necessario, è veramente rarissimo, e questo è appannaggio di forme essenzialmente secondarie, cioè quelle forme nelle quali la cefalea non è la malattia, ma è il sintomo di un'altra patologia che purtroppo si sta sviluppando all'interno della testa, che può essere di natura metabolica, può essere di natura neoplastica, di natura ormonale, di natura oculistica, cioè ci possono essere varie tipologie. In quel caso, ovviamente, se necessario, si fanno dei ricoveri. Bene, e in ultimo quindi ribadiamo le informazioni necessarie. In caso chi ci ha ascoltato appunto ha ritrovato in quello che ci ha raccontato il dottor Armando Perrotta dei sintomi che in particolare sta riscontrando da tempo, medico di base per arrivare da voi? Il primo approccio in caso di mal di testa ricorrente, quindi l'allarme deve scattare. Se inizio a vedere che la mia usuale frequenza di un mal di testa ogni 2 mesi, di un mal di testa ogni tanto, inizia a diventare un appuntamento più che mensile. Se non riesco più a gestire bene gli attacchi, rivolgersi al proprio medico di famiglia, il quale orienterà verso un centro cefalea. Il medico di famiglia, nella stragrande maggioranza dei casi, è già in grado di fare una diagnosi e, se vorrà, potrà gestire in autonomia le forme più semplici e inviare al centro cefalea le forme più complesse, cioè quelle forme dove la frequenza degli attacchi supera, noi diciamo convenzionalmente, ma queste sono solo convenzioni, inizia a superare gli 8 giorni al mese. E in realtà ciò che è vero è che ogni mal di testa che una persona sperimenta ha un nome. Quindi quel tipo di mal di testa deve essere diagnosticato, dopodiché sarà il medico a decidere se è opportuno iniziare un approccio terapeutico oppure no. Bene, grazie al dottor Armando Perrotta del Centro Cefalee del Neuromed di Pozzilli. Davvero grazie di averci dedicato del tempo. Le auguro una buona serata. Magari nei prossimi mesi potremo tornare a fare il punto su qualche argomento ancora più specifico, se le fa piacere. Assolutamente, grazie, grazie a voi, grazie dello spazio che ci avete dato e un saluto a tutti i telespettatori e a lei. Grazie. Buona serata, dottor Perrotta. E allora, Buonasera. anch'io vi auguro una buona serata, cari telespettatori, grazie per averci seguito anche questa sera, sicuramente numerosi. Questa puntata, come sempre, ve lo ricordo, poi la potrete riguardare, condividere come volete sul nostro sito teleregionetv.it, c'è una sezione Salute ai raggi X. Intanto io vi ringrazio appunto per essere stati con noi anche questa sera e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.